L'elettronica ha pervaso le nostre vite, fa parte di tutti i dispositivi tecnologici che utilizziamo e il più delle volte la diamo anche per scontata. I calcolatori, le telecomunicazioni terrestri, quelle satellitari, le macchine utensili, gli apparati biomedicali, i grandi esperimenti di fisica delle particelle, le lampadine a basso consumo e questo stesso video esistono anche grazie all'elettronica. Ma com'è cambiata nel tempo l'elettronica e dove è arrivata veramente fino adesso? La legge che abbiamo visto all'inizio, cioè la legge di Moore, per adesso comporta dei limiti solo dal punto di vista fisico. Ridurre le dimensioni di un circuito oltre una certa soglia, con le tecnologie che abbiamo oggi, infatti, comporta dei problemi, degli effetti indesiderati, cosiddetti parassiti, che sono di natura quantistica. Tenete in considerazione che questi limiti fisici sono già stati praticamente raggiunti dai nuovi processori Pentium. In pratica, per aumentare le prestazioni di calcolo, quello che ci resta da fare attualmente è accoppiare in parallelo più microprocessori tra loro, cosa che già avviene nei supercalcolatori dei centri di calcolo. Ma torniamo indietro nel tempo e andiamo a vedere dove nasce l'elettronica. Le prime realizzazioni di dispositivi considerabili elettronici nel senso che utilizziamo noi oggi sono le prime radio riceventi e trasmittenti, ma attenzione, non la radio di Marconi del 1895. La radio di Marconi era certamente un'applicazione brillante a un problema nuovo, ma era un'applicazione dell'elettrotecnica, non dell'elettronica. L'era dell'elettronica prende il via un pochino più tardi, all'inizio del 1900, con l'invenzione del primo dispositivo elettronico a due terminali, ovvero il diodo a vuoto, inventato da Fleming nel 1904. Il diodo a vuoto fu il primo vero dispositivo elettronico attivo, ovvero che avendo un'energia esterna entrante dà in uscita un segnale di potenza amplificato. Il principio di funzionamento è piuttosto semplice. Avendo due elettrodi, ovvero un anodo e un catodo, e avendo della corrente che passa attraverso questi due elettrodi, a seconda della tensione a cui sono sottoposte delle griglie metalliche che sono frapposte tra i due elettrodi, il catodo emette elettroni per effetto termoionico, ovvero per riscaldamento. Pensate che questi dispositivi vennero usati fino agli anni 60. Anche i primi calcolatori elettronici utilizzavano le valvole termoionico. Ad esempio, l'ENIAC, il primo calcolatore interamente elettronico, funzionava per merito di 17.468 tubi termoionici, equivalenti ad altrettanti transistor, e utilizzava 160 kW di potenza elettrica praticamente solo per tenerli accesi. Pensate che la stessa potenza ad oggi potrebbe tenere accesi contemporaneamente 80 forni elettrici domestici. Un computer moderno contiene miliardi di transistor, consumando un millesimo di quella potenza. Ma torniamo indietro nel tempo, sempre all'inizio del 1900, perché subito dopo la nascita del diodo a vuoto, nacque anche il triodo a vuoto, ovvero il primo dispositivo a tre elettrodi. Dovete pensare che questi dispositivi rappresentano proprio la vera pietra miliare di tutta l'elettronica, perché, come dicevo prima, hanno reso possibile l'amplificazione elettronica dei segnali, che è praticamente la nostra vita. Contemporaneamente, siamo più o meno nel 1906, nacque anche il primo diodo a stato solido per mano di Picard, che pose un contatto a punta su un cristallo di silicio. Dovete immaginare che a questo punto della storia l'elettronica era molto ingombrante, molto costosa e consumava tantissima energia. Una prima svolta per l'elettronica si ha durante la Seconda Guerra Mondiale, quando evidentemente c'era un fortissimo bisogno di sviluppare le comunicazioni radio e i radar. Sono famosissime e infatti nascono in questo periodo l'Enigma tedesca e la risposta inglese è la macchina di Turing. Queste erano proprio macchine elettromeccaniche che venivano utilizzate per cifrare o decifrare i messaggi. A questo punto l'elettronica si sta fondendo con la logica, ponendo delle fortissime basi per quello che poi sarà l'informatica moderna. Anche se in realtà so già che qualcuno dirà che l'informatica può essere considerata
nata con la macchina di Babbage o di Ada Lovelace, lo so, però diciamo che Turing ha immaginato una macchina molto 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 vicina a quelle che sono i computer moderni. Qualche tempo più tardi, tra la fine del 1947 e l'inizio del 1948, alcuni ricercatori della Bell Telephone fecero funzionare per la prima volta un transistor bipolare, per il quale vinsero anche il premio Nobel qualche anno più tardi. Questo transistor pone un'altra pietra miliare per l'elettronica per come la conosciamo oggi, perché ha permesso di sviluppare la miniaturizzazione dei circuiti. Il primo circuito integrato è del 1958 e fu creato contemporaneamente da Kilby della Texas Instruments, che è un'azienda molto famosa anche attualmente, e da Moore e Noyce della Fairchild Semiconductor, che riuscirono a combinare diversi componenti elettronici, transistor, resistenze, diodi e così via, su uno stesso wafer, ovvero su una stessa piastrina di silicio. All'epoca questi circuiti erano in grado di realizzare soltanto delle semplici porte logiche, ma fu un momento che passò comunque alla storia. Integrare un circuito, oltretutto miniaturizzandolo, portò una bella spinta in avanti. Le cose presero una piega ancora migliore all'inizio degli anni 60. Dal 1961, infatti, partì la produzione industriale dei circuiti integrati e questo, come potete immaginare, portò a un ottimo sviluppo per arrivare ai computer come li vediamo noi oggi. Via via che il processo di integrazione migliorò, si passò da quei primi circuiti di porte logiche iniziali a circuiti integrati sempre più complessi. I primi calcolatori a usare dei circuiti integrati furono l'IBM 360 e il PDP-11 della Digital Equipment Corporation. Un ulteriore passo in avanti per la miniaturizzazione dei circuiti si ebbe nel 1971, quando tre ingegneri della Intel, Federico Faggin, Ted Hoff e Stanley Mazor, progettarono e costruirono il primo microprocessore, cioè un'intera unità di calcolo, ovvero la CPU, in un singolo circuito integrato. Questo microprocessore si chiama Intel 4004 e dopo di lui si sono susseguiti tantissimi altri processori sempre più performanti, sempre più piccoli, sempre meno costosi, grazie ai quali si è determinato il grande successo odierno dei calcolatori, cioè dei computer. Parlando più propriamente di numeri, dal 1970 al 2000 la densità delle memorie è passata da 1000 bit per chip a 10 alla 10 bit per chip, mentre la complessità dei microprocessori è passata da 10.000 transistor a 100 milioni di transistor. E parlando di dimensioni, siamo passati da 10 micrometri degli anni 70 a 0,18 micrometri odierni. Stiamo parlando di meno di un centesimo del diametro di un capello umano. Attualmente stiamo entrando nella nanoelettronica. Si potrebbe pensare che già siamo nella nanoelettronica perché di solito le nanotecnologie si riferiscono a ordini di grandezza dei 100 nanometri e i transistor attuali sono tra i 45 nanometri e i 32, però in realtà non è così, perché la nanoelettronica fa riferimento a dispositivi ancora più piccoli, nei quali sorgono interazioni interatomiche e proprietà quantistiche che, come dicevo all'inizio, devono essere ancora studiate. Siamo arrivati alla fine di questo mio video, spero che vi sia piaciuto, vi lascio in descrizione tutti i riferimenti, devo dire che ho preso come riferimento questo libro di elettronica che ho preso quando stavo al Politecnico di Milano e ho preso anche come riferimento altre cose che ho trovato in giro che vi lascio sempre in descrizione, quindi comunque mi sono accertata che fossero fonti abbastanza serie. Vi consiglio sempre di guardare le fonti in descrizione come regola generale di controllare bene le fonti. Ringrazio Rick per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo progetto Metamorfosi, che come sapete è cominciato il 22 di febbraio, finisce il 4 di marzo e prevede una live venerdì sabato 27 di febbraio, qua fra qualche giorno. Vi lascio in descrizione tutto il calendario e i riferimenti agli altri canali, sono 13 canali in totale che partecipano a questo progetto. Vi ricordo che c'è anche una playlist sul mio canale con tutti gli altri video di Metamorfosi, che insomma giorno dopo giorno sto aggiornando, appena escono i video li metto subito in quella playlist. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond!